ricordando una vecchia maestra di campagna. Quest'anno, spiegò lo smilzo, pare che il direttore voglia fare le cose in grande stile per via delle piante. Che piante? Domandò Peppone, che seduto alla scrivania del suo ufficio stava firmando delle carte. Le piante della scuola, borbottò lo smilzo. La festa delle piante, insomma. Le piante della scuola si chiamano alberi, precisò Peppone. Quindi la festa delle piante si chiama festa degli alberi. Piante o alberi, qui si tratta che domani mattina arriverà in paese un sacco di rompiscatole cittadini, provveditore, viceprefetto, eccetera. Peppone smise di firmare. Arrivi anche il Papa, io non mi muovo, affermò deciso. Non ho tempo da perdere in queste stupidaggini. Lo smilzo si strinse nelle spalle. Capo, le piante non sono stupidaggini, secondo me. Le piante no, ma le autorità cittadine sì, stabilì Peppone. Gli alberi siamo capaci di piantarli anche se non vogliamo che vengano a insegnarci quelli di città. Le autorità si muovono dalla loro poltrona solamente quando c'è da sentir cantare i ragazzini delle scuole o quando c'è da tagliare il nastro per l'inaugurazione di qualcosa che è già stato fatto. Quando ci sono delle grane in giro non si muovono di sicuro, che crepino tutti. Lo smilzo c'era ancora di indurre Peppone a ragionare. Capo, siamo d'accordo, tutti disgraziati dal prefetto all'uscire, però tu come sindaco hai il dovere... Come sindaco ho il dovere di pensare a cose più serie, gridò Peppone pestando una zampata sulla scrivania. Lo smilzo tagliò la corda e si guardò bene dal tornare in argomento. Così Peppone quella sera andò a letto avendo già completamente dimenticato alberi, feste e autorità. Vennero a ricordargli tutta la faccenda il bigio e il brusco la mattina dopo. Stanno per arrivare le autorità, c'è una grande aspettativa in paese e la strada che conduce alla scuola è piena zeppa di gente. Spicciati, se arrivi in ritardo perdi un sacco di punti. Peppone doveva vestirsi da sindaco, farsi la barba, mandare a prendere le scarpe nuove dal calzolaio e perdette subito la calma. Combinò una confusione infernale con raffiche di bestemmie e di urla da far sobbalzare le tegole del tetto e se il bigio e il brusco non l'avessero aiutato non sarebbe mai riuscito a combinarsi in modo presentabile. Quando il buon Dio volle, Peppone poté uscire di casa. Ma le autorità erano tutte arrivate e la folla era così densa nel gran cortile della scuola che per entrare Peppone fu costretto a trasformarsi da sindaco in panzer. Le autorità stavano già sul palco addobbato di bianco, rosso e verde e Peppone, vedendo che il direttore didattico aveva tirato fuori un gran fascicolo e si appestava a pronunciare il suo discorso, fu preso dalla disperazione. Se non arrivava a issarsi sul palco prima che quell'accidentaccio incominciasse a parlare, era rovinato. Non ce la cavò. Il direttore aprì il rubinetto subito e Peppone, dopo aver provocato con sagitarsi molti rabbiosi zittii, si fermò pieno di rabbia. Il direttore parlava benissimo, era uno di quegli oratori fenomenali che riescono a snocciolare mezzo milione di belle parole senza dire niente. Sono gli oratori che più piacciono alla folla, perché la gente li ascolta come se fossero cantanti e non ha la minima preoccupazione di seguire il senso del ragionamento. Peppone stava ascoltando a bocca aperta quando qualcuno da dietro gli sussurrò all'orecchio. «Ma bravo, il primo cittadino che arriva ultimo!» Peppone non si volse neppure. «Casomai penultimo!» borbottò a mezza bocca. «C'è qualcuno che è arrivato dopo il sindaco, a quanto pare!» «Sono arrivato prima degli altri!» spiegò Don Camillo. «Sono rimasto qui perché non volevo trovarmi assieme a certi individui sul palco delle autorità. Comunque ricordati che tu hai fatto fare al paese una figura da cioccolatino. Le più alte autorità provinciali onorano il paese partecipando a questa festa e non c'è uno straccio di sindaco o di vice sindaco che li riceva!» Peppone si volse il cappello e si asciugò il sudore. «Impicciatevi dei fatti vostri», disse a denti stretti. «Ai fatti miei ci penso io». «Sono anche fatti miei, perché anch'io faccio parte della cittadinanza», replicò Don Camillo. «I preti non hanno patria», rispose Peppone. Don Camillo stava dietro a Peppone e il suo primo impulso fu quello di sparare una pedata nel sedere al sindaco, ma rinunciò all'idea per ovvie ragioni e soprattutto per mancanza di spazio. Infatti, premuto ai fianchi dalla folla e bloccato sul davanti dalla schiena di Peppone, Don Camillo aveva alle spalle la cancellata che recingeva l'ampio giardino della scuola. Intanto il direttore continuava a parlare, ma ormai era in fondo e quando arrivato all'ultimissima cartella, fosse gli occhi dalla parte di Don Camillo e scorse Peppone, sorrise e aggiunse il discorso un periodo. Ed ora vorrei ringraziare l'autorità e lo faccio a nome del corpo insegnante, a nome della cittadinanza, lo farà da par suo il sindaco. L'oratore indicò con un gesto amabile Peppone e Peppone si sentì immediatamente un miliardo di occhi addosso. Poi udì la sparata finale del direttore, udì gli applausi che salutavano il pistolotto finale del direttore. Indi non udì più niente. Difatti nessuno fiatava e tutti aspettavano che il sindaco prendesse la parola. Tutti aspettavano... E fatta eccezione degli appartenenti alla banda rossa, gli altri aspettavano con diabolica gioia che Peppone incominciasse a dire i soliti sfrondoni per poterne poi ridere due o tre mesi al caffè in famiglia. Peppone sudava ed era pieno di agitazione ma non riusciva ad aprire bocca. «Prego!»
gli disse sorridendo dal palco il direttore. «Si accomodi al microfono, signor sindaco. Facciamo largo, per cortesia». Non si poteva rimandare più oltre. «Grazie», rispose Peppone. «Potiamo parlare più meglio di qui». La reazione schiettò di gioia. «Potiamo e più meglio». La faccenda prometteva di diventare colossale. Era una fredda mattina di novembre e la nebbia era leggera, ma entrava nei polmoni come ghiaccio liquefatto. Don Camillo si tirò il tabarro fin sopra gli occhi e si raggomitolò dentro la calda cappa nera. «Possiamo parlare assai meglio stando qui», disse il tabarro di Don Camillo. «Possiamo parlare assai meglio stando qui», ripeté Peppone. «Perché qui abbiamo voluto rimanere», suggerì il tabarro di Don Camillo. «Perché qui abbiamo voluto rimanere», ripeté Peppone. «Per sentirci come allora, quando ragazzi con quasi 100 e 100 che ci stanno attorno», suggerì il tabarro di Don Camillo. «Per sentirci come allora, quando ragazze come questi 100 e 100 che ci stanno attorno», ripete puntuale Peppone, «in questo stesso cortile assistevamo al rito gentiale del trapianto degli alberi, e il cielo e il paese erano come gli altri giorni, ma c'era qualcosa come di fiabesco nell'aria». Peppone era formidabile, ripeté parola per parola la lunga tirata, e il tabarro di Don Camillo suggerì ancora. «E la nostra vecchia maestra era con noi». Peppone ebbe un attimo d'esitazione, poi si tolse il cappello e disse con una voce diversa: «E la nostra vecchia maestra era con noi. E oggi, a distanza di tanti anni», suggerì il tabarro di Don Camillo, «quello stupore si rinnova». Ma Peppone non prese l'imbeccata e disse invece: «La nostra vecchia era con noi quella mattina lontana, la vecchia signora Giuseppina, che nessuno di noi ha mai conosciuto giovane, perché forse non è stata giovane. La vecchia signora Giuseppina che è morta, ma che è ancora viva, perché non può morire, e che adesso è qui, e io la sento, che è laggiù, dietro quegli scolaretti che stanno raccolti, classe per classe, intorno alle loro maestre. La signora Giuseppina è là anche lei, col solito vestito nero, col solito cappellino nero in cima ai capelli bianchi, con la solita grinta, e ogni tanto la sua mano piccola e secca balena nell'aria per far sentire il sapore delle vecchie ossa e qualche zucca rapata». La gente non rise e Peppone continuò: «Perché anche la signora Giuseppina è qui, e anche lei, come tutte le altre maestre, ha attorno la sua scolaresca. Ci sono tutti, non ne manca uno solo. Diego Pierini, morto 8 anni schiacciato sotto le ruote di un carro, Angelino Tedai, morto 6 anni di tifo, Tonino Del Bosco, morto 22 anni in guerra, Mario Clementi, Giordino Scamocci, Dante Fretti, Girolamo Anselmi, Giuseppe Rolli, Alvaro Faccini. Ci sono tutti, non ne manca uno, e stanno attorno alla signora Giuseppina. E tutti, anche quelli morti a 40 anni o 45, hanno ancora la loro faccia da ragazzi. Sono tutti tali e quali erano la Scolaretti. La signora Giuseppina se li ha ripresi uno per uno, e adesso, dopo avergli insegnato le regole della grammatica, insegna le regole dell'eternità. Questo è per me il significato della festa di stamattina, e gli alberelli che adesso voi bambini pianterete dentro la terra sono come il legname fra le morte e la vita. Tra la vita che sta sopra e la morte che sta sotto, e se l'avvenire dell'albero e il suo progresso verso l'alto sono sopra la terra, le radici sono sotto la terra, e ciò significa che l'avvenire è alimentato dal passato. Guai a coloro che non coltivano il ricordo del passato, sono gente che seminano non sulla terra ma sul cemento». Peppone si asciugò il sudore, poi disse con voce pacata: «Bambini, io parlo a voi, giovani alberi che alimentate di nuovo fronde il bosco della vita, e vi dico, non come attuale sindaco ma come ex scolaro, io lo so che adesso la mia vecchia maestra è qui insieme a tutta la sua scolaresca. Lo so con estrema sicurezza e potrei vederla, la mia vecchia maestra, soltanto se voltasse il capo da una certa parte. Ma non ho il coraggio di voltare il capo da quella parte, perché io sono stato lo scolaro più cattivo dell'universo. Non ho il coraggio di guardare in faccia la mia vecchia maestra. Badate a non trovarvi un triste giorno nella mia situazione. Io camperò quel che il destino vorrà, e quando sarò morto mi presenterò anch'io come si sono presentati gli altri alla mia vecchia maestra. E ho paura che non mi voglia più in classe, ho paura che mi dica come mi disse allora, la volta in cui macchiai una vigliaccata più grossa delle altre. Fuori di qui, Barabba!» Peppone finì il discorso con voce sommessa e a testa bassa, rigirando fra le mani il suo cappello, e la gente rimase attonita qualche istante. Poi scoppiò in un disperato battimani. Peppone non riusciva più a rimanere lì e scivolò via fra il muro e la gente, fuori dal cancello non ebbe l'inghiottì. Alla prima carrareccia abbandonò la strada e non gliene importava niente delle scarpe nuove del vestito da sindaco. Camminò lentamente a testa bassa per raggiungere la stradetta sull'argine e arrivare a casa girando attorno al paese. Sentì sopraggiungere Don Camillo che prese il passo e si mise a camminargli al fianco ma non disse parola. Non parlò neppure Don Camillo. Giunsero all'argine e parevano ancora più sperduti perché l'argine era annegata dentro la nebbia e non si vedeva nient'altro che il nastro della strada, quasi fosse una strada sospesa in aria. Camminarono lentamente a testa bassa nel gran silenzio, poi Don Camillo udì una voce sommessa alle sue spalle.
Camillo, te l'ho detto mille volte che non devi suggerire quando uno è interrogato. Sei un asino. Sei un asino anche se quel disgraziato di tuo padre vuol mandarti in seminario. Seminario. Sarebbe meglio se ti mandasse a fare il famiglio da spesa. Don Camillo tirò dritto perché se si fosse voltato e avesse risposto, Peppone certamente lo avrebbe preso per matto. Poi la voce si rivolse a Peppone. Barabba, Barabba, tu hai visto come sei finito? Capo dei Barabba del paese, capo dei senza Dio, capo degli anarchici. Io, balbettò Peppone, ma la voce rincalzò. Taci e bada a comportarti bene se non vuoi che io ti cacci fuori come allora quando ti presentai in aula. In quanto alla lezione che hai recitato stamattina, beh, ti darò la sufficienza, sei. È un'ingiustizia, sussurrò Peppone. Sei meno, e se protesti ancora ti do 5. In quanto a quell'asino là che ti ha suggerito sbagliato, gli do 4. La voce tacque e i due uomini continuarono a camminare muti nella nebbia. Poi ad un tratto si fermarono, si guardarono in faccia e come se si fossero messi d'accordo si voltarono indietro. Si capisce. La signora Giuseppina era là in fondo, ferma in mezzo all'argine, e attorno a lei erano tutti i suoi scolari morti. La signora Giuseppina levò il braccio, agitò in aria l'indice minaccioso. Don Camillo e Peppone si volsero di scatto e ripresero la loro strada quasi correndo. Don Camillo camminava borbottando in fretta delle preghiere e ogni tanto Peppone diceva «Amen». Squinternato paese.